Buongiorno, so che in tanti vi siete chiesti come sto dopo quello che è accaduto. Vi dico che onestamente sono sotto shock, un po' sotto shock, perché quello che è successo a una donna che voleva solamente portare l'istanza delle mamme e delle nonne al Presidente della Repubblica. E allora è un po', forse un po' vergognoso per questo paese, perché io non chiedevo nient'altro che di portare le nostre istanze, la nostra protesta, la nostra preoccupazione per il futuro dei nostri bambini a quello che dovrebbe essere il Presidente degli italiani. E quello che è accaduto l'avete visto tutti. Il motivo per il quale io mi sono staccata da Piazza della Bocca della Verità è perché ho ritenuto che a un certo punto fossero troppe le argomentazioni portate, troppe le figure coinvolte, troppa la confusione, perdendo di vista quello che poi è stata la motivazione che mi ha mosso nella marcia, che mi ha mosso al contatto con voi, che mi ha mosso ad andare dai sindaci e che mi ha mosso ad arrivare a Roma. Diciamo che la voce, la nostra voce, si è un po' troppo confusa con tutte le altre voci. Quindi io ho deciso di fare questo gesto estremo, estremo, non immaginavo nemmeno io le conseguenze, perché io non ho fatto nessuna manifestazione, non avevo megafono, non avevo cartelli, io volevo solo attirare l'attenzione del Presidente sulle istanze delle mamme e delle nonne che vogliono salvare il futuro dei loro bambini. Che sono ancora un po' scioccata, lo vedete, però non ho perso minimamente né il coraggio né la determinazione. Vi invito a cercarvi, perché ora ormai sui canali, sul web c'è molta confusione, no? Questo popolo delle mamme è diventato di tutti e quindi può essere difficile distinguere il nostro profilo da quello di qualcun altro. Allora, noi ora abbiamo aperto questo, abbiamo fondato, si può dire, questo gruppo su Facebook che si chiama Comitato Siamo Tutti Nonna Maura. Questo perché? Perché Nonna Maura è soltanto un nome. Chi costruisce e chi lotta siamo tutti. Quindi siamo tutti Nonna Maura, tutti i cittadini, tutti i genitori, tutte le persone che vogliono unirsi per una protesta forte che continua. Mi sto riprendendo dallo shock un po' più lentamente di quello che speravo, ma non ci fermiamo. Vi dirò nei prossimi giorni, abbiamo già in mente tutti insieme una iniziativa che toccherà tutte le città d'Italia, ma questa volta non sarà una marcia, sarà un atto di presenza dimostrativo e forte in tutte le città. Quindi voi che aderirete a questa iniziativa, perché non ci vogliamo fermare, non vogliamo che le scuole aprano in queste condizioni, noi non ci fermiamo. Quindi prima dell'apertura delle scuole noi martelleremo come dei martelli pneumatici, e la voce che io non ho più sarà la vostra voce. Urlerete per me, insieme a me, anzi per i nostri bambini. Quindi vi prego, seguitemi e seguiteci, perché unite vinceremo.